raccontare una cosa molto interessante. Quando noi abbiamo scoperto il paesaggio della Gioconda, il primo tassellino, perché l'abbiamo visto così casualmente, e io ho visto un ponte, un fiume, delle rupi, ho detto: questo è il primo piano di sinistra della Gioconda. Beh, tutto corrispondeva. A parte il fatto che lei mi oscillava continuamente, perché questo ponte è troppo grande, questo ponte è troppo grande. Aspetta, vedremo prima o poi perché è troppo grande, lo capiremo. Beh, oltre questo tassello non riuscivamo ad uscire, perché era impossibile, difficile, difficile, difficile. Tant'è che a un certo punto Olivia ha detto: ma a noi chi se lo fa fare? L'hanno già trovato il paesaggio della Gioconda. E quello lì dove c'è il ponte di Buriano, vicino Arezzo, chi ce lo fa fare? Perché non riuscivamo ad andare oltre. Ma quello era vero però. E diciamo che per un po' di tempo non siamo più tornati in Valmarecchia. Ed è molto strano, ma succede una cosa incredibile. Una domenica sua cognata chiama Olivia e le dice: compra Il sole 24 il sole ore, 24 diciamo. ore, pardon, il sole 24 ore. Cosa c'è? Ecco, adesso lo dice lei. No, perché qui nella spagna della cultura del Sole 24 Ore c'era scritto: La Gioconda è un urbinate. Titolo così. Era l'articolo del professor Zapperi. E voi capite, noi eravamo lì, dice: cosa c'entra un paesaggio del Ducato d'Urbino dietro a una fiorentina come Monna Lisa? No, lasciamo perdere. Infatti, io per quello che lasciamo perdere, ci andiamo a infognare in una ricerca che magari. Ma questa notizia. La Gioconda è una dama di Urbino, Ci ha cioè ricaricato, eh? due ricerche Fantastico. Contemporanee poi. contemporanee, è Sì, incredibile. Infatti, ma noi non sapevamo di lui e e lui lo lui non sapeva sapeva di di noi noi. quando ci siamo conosciuti. Adesso siamo amici sia con il professor Zappieri che con la moglie. Siamo amici. Quando lui l'ha saputo, anche lui ha fatto un gesto di gioia, ecco, perché Quindi due delle ricerche. combinazioni incredibili, eh? Questa qui lo è. Secondo me, Ognuno dei molto. due appoggiava l'altra, di teoria. Esatto, perché voi magari Esatto. siete concentrati più sul territorio, sul paesaggio. Lui Sì. invece, proprio a vedere, se non ricordo male, l'avevo letto in un articolo, che addirittura è andato a vedere anche i documenti storici in archivio, no? È andato a Come no? vedere. Anche in Francia è andato Certo. all'istituto sì, come E no? infatti la ricerca cosa, anche a livello proprio di fonti materiali, ecco, come dicevo anche nell'altro video, non è che c'è una Gioconda sola, ce ne sono diverse. Quindi mi viene sempre da pensare, vuoi vedere che una magari veramente era Lisa Gherardini, che so, quella brunita, no? Quella che magari non ha tutto il paesaggio dietro, e magari invece quest'altra era la Brandani. Tra l'altro è venuto anche fuori come una tecnica di luci, che la Gioconda del Louvre in realtà nasconde un secondo, Sì. un disegno, cioè è come Sappiamo se chi è. Leonardo avesse avuto un ripensamento, no? Che è una cosa comune in arte, succede tante volte, però è una cosa molto interessante anche questa. Si chiama il professor? Professor Cotti. In pratica sotto ci sono altri strati, e in uno di questi strati c'è l'immagine di un'altra Gioconda, forse, che lui voleva fare, che era, si vede bene che era una persona molto più giovane. È molto diversa, quindi forse quella poteva essere la moglie del Giocondo, Esatto. e che però lui non ha finito, ha coperto come fanno i pittori per non buttare una tela o una tavola, ha coperto e sopraffatto l'ultimo lavoro, in pratica. È vero. Potrebbe essere Quindi così. anche la testimonianza del Vasari è giusta. Io, infatti, tutti dicono: ah, il Vasari, ma è giusto, il Vasari ha detto quello che è, però quella lì non è la Monna Lisa. Monna Lisa probabilmente sotto, poverina, che è Ma stata poi basta poi guardare sacrificata. l'età della Monna Lisa, era giovanissima, era piccolina. Questa è una Con le signora, che è sopracciglia. quasi signora. Poi perché questo manto funebre quasi, insomma? Sì, Perché è scuro, scuro, è vero, c'è eh? questo velo Perché nero, lei, no? perché non c'è più. Perché non c'è più lei, insomma. Ma anche la particolarità delle sopracciglia che nessuno Brava. sa.
Perché Vasari dice sopracciglia. chiaramente che c'erano ciglia e sopracciglia, ma se noi andiamo a vedere quella del Ecco, Louvre, vedi? non ci sono. Può essere pure che sia sporco, magari la polvere, come diceva anche l'altra volta, no? Comunque, sicuramente Era non si è una moda di riscaldato. corte, era quella, di avere la fronte molto alta, tant'è che alcuni si tagliavano un bel po' di capelli sulla fronte, Sì. e le sopracciglia nelle corti del centro Italia e soprattutto anche Urbino, le dame si trattavano così. Quindi questa era Io una ne avrei moda del avuto centro Italia, bisogno. unica. Sì, una dimostrazione che appunto che Certo. la Gioconda era ordinata perché quelle sopracciglia lei non le ha. Questo. Esatto, quindi escludendo Firenze, quindi Firenze ce l'avevano, a Urbino no. Anche altri ritratti del 4 del 500, vedi queste dame con queste fronti, no? Molto alte, perché si voleva Moltissimo, riprendere l'arte esatto. classica, no? Queste statue che venivano riscoperte, no? Con l'umanesimo rinascimento, e quindi il canone di bellezza era quello. Ma poi anche per depilarsi le sopracciglia. Oggi faremo subito, ci mettiamo un po' di cera. Via, Date. via. C'era un'altra cosa che è sorprendente, di cui mi viene in mente adesso. Sono i codici di Leonardo. Nel senso, i disegni, certi Sì. disegni di Leonardo, che per la maggior parte sono tutti a Londra, in pratica. E noi, tra questi codici, abbiamo ritrovato una serie di disegni, di paesaggi, che se si sovrappongono a certe parti del paesaggio della Gioconda, sono esatti. In pratica, di solito sotto c'è scritto paesaggio Sconosciuto. sconosciuto, unknown, Unknown, cioè unknown, unknown letter. sconosciuto. Bene, sono almeno 5 o 6 e rappresentano quasi l'intero paesaggio in primo piano, quello bello distinto, della Gioconda. E noi abbiamo ritrovato questi codici. Chiaramente tutti i pittori prima Qualificazione. disegnavano, no? Insomma, lui Certo. venne dalle nostre Ecco, parti questo è qui. importante saperlo perché molta gente ci chiede, ma Leonardo cosa c'entra con noi? Perché Leonardo Leonardo. c'entra perché Leonardo all'inizio del 500, nel 503, era al seguito di Cesare Borgia che stava conquistando mezza Italia centrale. E la sua funzione era quella di occuparsi di tutte le architetture militari della zona, quindi torri, ponti, Castelli, tutto quello che sì. poteva essere architettura, Fortificazioni. fortificazioni. E quindi lui girava dalla mattina alla sera nel territorio, insomma, per visionare il territorio. E naturalmente in Valmarecchia lui c'è stato, perché Cesare Borgia era lì, quindi è venuto non solo, ma alla fine di luglio venne Urbino e qui rimase un mese. In quel mese lui girò tutto il territorio fino alla punta del Monte Cassino. E naturalmente quindi non solo l'ha visto lui stesso, ma abbiamo ritrovato addirittura altri quadri di cui ancora non abbiamo avuto il tempo di tirar fuori, e sono molti, che ha dipinto con i territori di questa nostra terra. Quasi tutto qui ha fatto. Ma infatti qualche anno fa ho scritto un libro sulla rocca roveresca di Senigallia. È venuto fuori in modo strano la questione della strage di Senigallia. Praticamente sono passati per Senigallia Leonardo, il Machiavelli e Cesare Borgia. Era un po' il trio questo, perché comunque il Machiavelli documentava per il principe che era ispirato al personaggio di Cesare Borgia. Ci sono proprio delle prove che dicono che Leonardo passò per il Ducato di Urbino e per il Montefeltro. Assolutamente. Il periodo è quello, il Addirittura, 1503 più o meno, sì. addirittura quando venne Urbino, tutto il periodo, che è più di un mese, dimorava vicino a casa mia. Io abito in campagna, non lontano da Urbino, e proprio al di là delle mura di Urbino, al di là, c'era un monastero di frati, e di solito, siccome le persone
importanti anche, non potevano dormire e risiedere a Palazzo Ducale, però semplicemente per una sicurezza non si poteva. Quindi lui andava, è stato a dormire lì per più di un mese, ma non solo, c'è un documento importantissimo che lui ha fatto, perché si chiama La Colombaia. In pratica i frati, prima di andare via, gli hanno chiesto di disegnare per loro e per la loro torre una colombaia, che non è la torre, ma è semplicemente la scatola suddivisa in tanti scacchi in cui i piccioni fanno la cova. E ci sono documenti, se voi guardate sulla rete, cercate la colombaia Turbino, trovate questa cosa. E lui dormiva qui in questo posto con i frati. Wow. Anche Michelangelo ha dormito lì. Ah, non so neanche mai di scoprire, che bello. Sì, anche Michelangelo. Ma Michelangelo era abbastanza di casa, perché lui abitava subito dopo il confine con la Toscana, aveva dei rapporti con Urbania, una città vicino, molti rapporti, e poi anche a Urbino, perché aveva promesso a un Della Rovere di fare... di fargli il sepolcro, una roba lunga che non finì più, e quindi Urbino veniva. Il paesaggio è una specie di matriosca, cioè più uno va all'interno, più va a guardi particolari, più trova delle cose che magari non c'entrano neanche con la geografia, ma c'entrano con la storia. In 15 anni che lavoriamo insieme abbiamo trovato tante, abbiamo i cassetti pieni di queste piccole notizie che piano piano cercheremo di pubblicare. Tutte una più interessante dell'altra, di sicuro. Magari ci sarà occasione di fare altre cose insieme, magari altri video come il nostro. Volentieri. Tutto quello che noi diciamo è stato pubblicato recentemente in un ebook che è scaricabile gratuitamente, quindi non ci facciamo pubblicità per guadagnare, ma perché mettere, abbiamo fatto questa grande fatica perché vogliamo che le persone, tutti, l'abbiamo anche tradotto in inglese, riescano a vedere questa ricerca sul territorio, perché questo territorio, il Ducato d'Urbino e il Montefeltro anche, ovviamente che è contenuto nel Ducato d'Urbino, è un paesaggio straordinario, veramente è un paesaggio culturale, che deve essere con la nostra missione, mia di Rosetta, è quella della conservazione, della valorizzazione di queste aree, perché essendo aree interne oggi tendono ad essere abbandonate. Esatto. E quindi noi con questa operazione, ma anche con altre operazioni, abbiamo fatto un'associazione all'inizio. Anche altri libri. Vogliamo proprio lasciare questo nel territorio, che ognuno va lì e cosa fa? È un patrimonio infinito. Incredibile. Vai lì e guardi con gli occhi di un artista quello che lui ha riprodotto. Ma non solo grandi artisti, anche piccoli artisti, anche artisti locali che riproducevano dietro il loro paesaggio. Grazie. È un po' come quello che vogliamo dire anche noi. Voi vedete il punto di vista paesaggistico, io Angela un po' quello il punto di vista storico-artistico. Io dico che Storia dell'Arte è un contenitore enorme, no? Non ci sono soltanto dipinti, ma tutta la storia che c'è dietro, tutto il racconto che c'è dietro. E sono due campi, quello paesaggistico e quello storico-artistico, che messi insieme veramente possono racchiudere dei tesori immensi. Fra l'altro io e Angela con il territorio di Urbino siamo molto affezionate perché hanno fatto l'università lì. Ci siamo conosciute alle superiori e poi ci siamo ritrovate sullo stesso pullman per andare ad Urbino. Grazie infinite a Olivia Nisci e a Rosetta Borchia di questa collaborazione e partecipazione. Siete molto gentili. Grazie a tutti voi di averci seguito. E se volete iscrivervi, sarebbe una cosa gradita. E senza scopo di lucro. Non spendete niente, basta cliccare sulla campanellina, non ci vuole nulla. Allora, comunque, se lo volete fare, ci farebbe piacere. Grazie anche ad Angela e al prossimo video. Grazie a voi, arrivederci. Buona giornata. Buona giornata.